No, ahimè la Commissione Cultura comunque dallo scorso anno insomma, ha fatto un lungo lavoro sulla crisi delle monosale cinematografiche che sono in chiusura. Mi dispiace che il consigliere Fassina insomma, non sia aggiornato anche perché non ha mai partecipato a una commissione, per cui vorrei tranquillizzarlo sul fatto che per quanto riguarda la parte cinematografica, nel senso si stanno facendo delle valutazioni per cercare di recuperare anche tutte le forze, le energie anche finanziarie per andare a sanare delle situazioni in cui ci sono municipi in cui c'è completa assenza di sale cinematografiche. Anche se dobbiamo dire che in questo caso questa realtà ha una realtà di funzione sia sociale che culturale, ma attualmente non ha funzione di cinema. Ahimè, dobbiamo riscontrare che c'è una difficoltà anche nel rigenerare, riqualificare, proprio per una questione di mancanza di fondi, di tanti fondi, quelle che sono le sale comunali. La Commissione si è presa l'impegno, insomma, di andare verso la realizzazione di una cintura, dei cinema di Roma, che possa dare risposta anche a quelle che sono le esigenze contemporanee, quindi pensare a una sala multifunzionale che dia risposte al territorio a livello culturale, ma con prevalente utilizzo cinematografico e che possa dare spazio a quelle che sono le realtà di produzione italiana. Ecco, quello che mi sento di dire per quanto concerne questo caso specifico è che comunque nel senso si tiene in considerazione, ma a livello generale io adesso non ho avuto il piacere di conoscere le associazioni insomma, che tengono vivo il Faro, ma c'è un ragionamento che sta facendo il Movimento 5 Stelle con le politiche del patrimonio che proprio parte dalla considerazione, cioè del valore che hanno portato negli anni queste associazioni, almeno dal mio punto di vista, nel senso riconosco io il valore sociale e culturale di un servizio dove c'era una mancanza di offerta di servizio culturale in certe zone, specialmente nelle periferie di Roma. E quindi secondo me quello che dobbiamo fare è un discorso che va più generalizzando, facendo Concluda, un'analisi consigliera. generale di queste situazioni, perché ahimè non è questo singolo caso, perché ci sono tante denunce di questo tipo e per ora rimaniamo aperti, nel senso se i ragazzi del Faro volessero venirci a parlare, siamo pronti al confronto per cercare di capire come sostenerli al meglio, però bisogna rimanere molto con i piedi per terra, non fare campagna elettorale, per questo insomma andremo verso un'astensione, ma non nel senso della chiusura, ma nel senso di fare un ragionamento che sia generalizzato verso tutte queste realtà e non affrontare i casi singolarmente. Grazie Presidente. A lei.